Michele. Metto la mia musica, cioè questa è la mia magia, il mio mondo. Quindi l'uomo non esce fuori da una ritualità, anzi rimane. Se per occultismo invece intendiamo evocare gli spiriti, allora sì, cioè, devo uscire da fantasmi di ombre, ecco. Devo uscire dalle ombre perché c'è stata lì appunto per spaventare. Uno tirarsi di più di se stesso e esprimersi. Si prende la vita come un grande spettacolo, e lui contribuisce. Lui no, ma lui è qualcosa, l'uomo, noi. Ma perché dici lui? Lui uomo, lui... No, quella roba, la roba di incesti. Ma perché dici lui? Perché lui? Non so lui, ma lui uomo. Ok, allora. Egli. Noi. Voi? Io prima di fare questa intervista mi sono un po' informato, che ho visto, che ho letto poi, perché sul vostro sito, che voi parlate di sbatteggio. Sì. Vogliamo dire alla fine in cosa consiste, cos'è e perché si fa? Sostanzialmente a livello burocratico, cioè i motivi perché uno, per cui uno lo fa, magari perché la religione non rispecchia quello che lui è, oppure perché la religione ha mosso dei passi che lui non condivide, oppure perché sessualmente non vuole numericamente appartenere alla Chiesa, perché ecco, teniamo presente che gli iniziati della Chiesa vengono iniziati appunto quando sono in grado di intendere di volere, quindi quando sono bambini, quando sono neonati. Con il battesimo, no? Gli viene imposto questo battesimo perché se uno poi dovrebbe scegliere quando ha l'età della ragione non diventerebbe cattolico. Lo fanno diventare cattolico quando ancora non è in grado di intendere di volere. Per cui col senno di poi uno può dire, accidenti, io non mi ritrovo nella Chiesa Cattolica e voglio burocraticamente essere sbattezzato, cioè essere cancellato dal battesimo. La Chiesa non è che cancella dal battesimo. La Chiesa, per la Chiesa il battesimo è perenne, quindi siamo a livello settario, tu non puoi uscire. Però questo, so che, questo è quello che dice la che Chiesa. Se uno vuole può rivolgersi direttamente al Vaticano e farsi sbattezzare proprio. Sì, si riesce a fare tramite una serie di mosse so che tu lo hai fatto, legali. Sì, l'ho fatto, cioè, sono andato in curia e l'ho preteso, vabbè c'è stato un po' di battibecco, poi alla fine hanno dato una ricevuta, però in genere non rilasciano ricevute, uno manda una raccomandata in cui manifesta la sua volontà di non appartenere al culto cattolico e se va bene c'è il prete che l'ha battezzato o la curia di appartenenza, gli manda la ricevuta di ritorno alla propria raccomandata, se va male poi ci sono gli avvocati che possono intervenire. Comunque, e questo però parlando sempre del Vaticano, cioè invece sì, lo sbattezzo che fate voi, in cosa consiste? No, in questo. Ah, è la stessa cosa. Siamo soci del UAR, io sono socio del UAR, non neanche anche gli agnosti nazionalisti. Esatto, sì. Tra l'altro condivido molto anche una verità, che l'ho conosciuta, è una persona simpaticissima. La licenziata che prezzo. L'atto in sé è solamente una considerazione burocratica. Ah, è una cosa proprio di sì, è dire io non voglio numericamente. Marco Rossi. Marco Rossi dichiara e manifesta la sua volontà di non appartenere più al culto cattolico, manda la raccomandata, ha la ricevuta di ritorno, eccetera. Se poi ci sono degli inconvenienti, c'è il UAR che ha degli avvocati che possono dare una mano. Di questo, comunque è sempre una scelta del singolo. Sempre sul vostro sito, poi ovviamente come ho già detto prima, correggetemi se sbaglio, ho visto che comunque siete molto legati a una serie di simbolismo come calici, spade, no? Sì, sbaglio. Non è che siamo legati, cioè, a livello al valore primordiale del simbolo, quindi il calice che ad esempio rappresenta anticamente, rappresenta la terra, rappresenta il grado. Scusa, questo è il calice. Il
Carice, okay. Si rappresenterebbe la fecondità, la donna, la terra, come la bacchetta rappresenterebbe l'uomo, come la campanella rappresenterebbe l'uomo, donna, eccetera, il suono, la creazione dell'uno e del due, per dire. Sono teoremi antichi che noi abbiamo riportato, non è che consigliamo di adottare, abbiamo riportato cosa significano in origine. Noi prendiamo la campanella perché viene fatta da l'unione della coppa e della bacchetta, dell'uomo e delle donne. Sbattendo, praticamente è come si dice, un amplesso virtuale, sbattendo crea, c'è una creazione, c'è il suono, che questo suono dovrebbe essere in origine il suono che ha generato tutto, il grande Big Bang. Che è una teoria sviluppata da un prete, se non sbaglio. Torna Fernando. Non mi ricordo se era un monaco un prete, ma teoria di Fernanda. Levi. Eliphas Levi. Non mi ricordo, se mi piace. Meno io. No, è ancora prima questo del prete. Vabbè che i preti ne sparano, prima o poi ne beccano. No, ma è giusto, perché molte cose sono state create dai preti. No, sì. No, io sì, io la penso così, però no, un'altra cosa che volevo chiedere è tutta la conservazione della cultura, che adesso ne parlo di meno perché mi avevo passato di moda, però la... Non lo so, non è molto di modello. No, perché è passato di moda, perché nel Rinascimento Medioevo era il top. La gente che viene uccisa perché non so, il ragazzo, lui viene ucciso, cioè una donna o un ragazzo viene ucciso, poi c'è il monoteismo. Vabbè, adesso abortiscono, quindi non è... No, vabbè, ma fa lui un paese monoteista, tipo... non so, fa in mezzo ai musulmani, vuoi dire che c'hai... che ti sposi una persona che non è scelta dalla famiglia. Questo succedeva anche in Meridione, per dire, anni fa, adesso... Adesso no. No, volevo sapere della cultura che la Chiesa, cioè, si può dire che la Chiesa si è battuta per mantenere la cultura e quello che sono state le stampe dei monaci che gli copiavano a son di retina, oppure non? Cioè tutto quello che noi abbiamo che ci è arrivato, sì, ci è pervenuto grazie a quei poveracci che si battevano a copiarlo. Alcune cose sì. E la Chiesa, cioè, magari vuol dire che insegnava una cultura di parte deviata, però comunque si è impegnata totalmente nell'insegnare, cioè gli ordini gesuiti per esempio hanno sempre avuto come pallino, anche i domenicani, la cultura e lo studio. Sì, però non si sono mai opposti all'inquisizione, ad esempio. Ah sì, questo è brutte faccende. Cioè, facile ammazzare donne, bambini, uomini. No, sì, no, senza dubbio, cioè, non voglio sminuire in alcun modo, sono assolutamente dispiaciuto e mi posso vergognare in parte per quello che abbiamo fatto, per quello che hanno fatto nel mio nome. Più cattolico, per dire la verità, ti comporti, sei più cristiano che cattolico. Ma sono i cattolici forse che non si comportano da cristiani. Esatto, ma è impossibile perché non possono condividere, cioè non possono... Anche a livello filosofico, il cristiano è differente. Già il fatto che un battesimo possa togliere via la sacra. Il cattolico non si comporta. Aspetta, cioè, l'opera cristiana sarebbe quella di ritornare nel regno di Dio seguendo la parola di Cristo. Cioè il cristiano sa di essere religiosamente, io parlo del valore religioso, è il figlio di Satana. Il cristiano sa questo. E quindi sa che... Figlio di Dio magari prima. No, sa che per tornare figlio di Dio, per entrare nel regno di Dio, deve seguire la parola di Cristo. Questa è la parola cristiana, in teoria. Mentre la Chiesa ti dice, no, tu sei già figlio di Dio, basta. Beh, si sbattono un po' i coglioni anche noi, comunque, tra l'andare a messa e il non mangiare la domenica, se specie il venerdì. Questo poi magari lo tagliamo per il bene. Non ero l'esponente cattolico una volta, mi vuoi censurare? No, vabbè, okay. Ah, no, te li mando a casa. Dicevo per te. Ma anche insegnare ai bambini, perché c'è quello che non capisco. Perché una persona un po' da adulta decide perché un bambino deve essere forgiato con dei teoremi che non hanno nessun riscontro. Perché deve essere impaurito con la presenza di un buono, di un cattivo, di un Dio, di un ma perché quello è una è un